Oggi siamo a Crespellano, in Val Samoggia, vicino a Bologna. Qui con me c'è Enrica, la titolare di una delle 300 microimprese in Emilia-Romagna, che ha potuto aprire la sua attività anche grazie al microcredito e al taglio dei nostri stipendi. Sentiamo con lei com'è andata. Ciao, io sono Enrica, sono la titolare del centro estetico Meraviglia e sono molto contenta di essere riuscita ad aprire la mia attività grazie anche all'aiuto del microcredito a cui ho avuto accesso tramite l'associazione del CNA, e ovviamente è stato un buon aiuto, un ottimo e un grande aiuto, e che mi ha permesso appunto di realizzare il mio sogno. Io sono molto contenta di aver avuto accesso al microcredito, anche perché appunto ha dato la possibilità a me di aprire questo centro e di dare anche lavoro ad altre persone. Infatti io con me ho una dipendente e spero di averne anche molte altre, che vorrebbe dire insomma che l'attività funziona bene. E quindi sono veramente contenta e consiglio a tutti di informarsi e di accedere al microcredito, ove possibile ovviamente, ma di informarsi qualora si volesse aprire un'attività. E naturalmente siamo molto contenti anche noi che qualcuno possa realizzare i propri sogni.